Geek, io sono Serena, ma ciao a tutti, come state? Ho appena finito di vedere la nuovissima serie originale Netflix, The OA, wow! E devo dire che sono scioccata, sono veramente scioccata, i sentimenti contrastanti che mi ha dato questa serie, non lo so. Mi ha incuriosito, ho iniziato a vederla, l'ho guardata tipo in 2-3 giorni. E niente, inizialmente il primo episodio devo dire che mi aveva fatto un po' quasi annoiare, cioè ero lì per dropparla. Poi verso la fine si è ripreso, e diciamo che verso la fine del primo episodio dove comincia secondo me effettivamente il fulcro della serie, che tra l'altro è solo di 8 episodi. E niente, alla fine l'ho vista tutta, molto molto coinvolgente, molto bella, però mi ha lasciato, non lo so, l'ultimo episodio è stato strano, perché tu lo guardi, non è ovviamente spoiler, però, cioè non voglio farvi spoiler, però tu lo guardi e fai ah, e poi no, e poi ah, e poi ah, e niente, quindi dovete assolutamente vederlo, scusate per questa mia recensione in versi, ma non sapevo come farla senza spoilerarvi la fine. In ogni caso, che lo vogliate vedere, che non lo volevate vedere, vi volevo dire 10 curiosità che ho trovato riguardo questa serie. È nostra figlia. Chi sono queste persone? Ma non ci aveva mai visti prima d'ora. 7 anni fa, quando scomparve all'improvviso, era cieca. Mamma. Dunque, ricorda qualcosa degli eventi che condussero alla sua sparizione? Voglio che chiudiate gli occhi. Voglio che voi immaginiate tutto quello che vi dico come se voi vi trovaste lì. Come se foste insieme a me. Come se foste me. Cominciamo subito! Numero 1. Sapevate che Netflix ha imposto un media blackout su questa serie prima della sua uscita? Infatti ha bloccato qualsiasi intervista, recensione o altro per non dare nessunissimo indizio. Pensate che la promozione della serie stessa è iniziata 4 giorni prima dell'uscita. Numero 2. Britt Marling, che nella serie interpreta Prairie Johnson, ovvero la protagonista, è una delle coautrici, co-creatrici della serie, insieme al regista Zal Batmanglish. Questo è stato inoltre il loro primo approccio alle serie televisive. Numero 3. I due erano infatti molto conosciuti e apprezzati nello scenario cinematografico indipendente. Insieme hanno scritto, prodotto e recitato in 2 film. Il primo si chiama Sound of My Voice ed è un thriller del 2011. Il secondo è uno spy drama dal titolo The East del 2013. Numero 4. Uno dei produttori di questa serie è un attore famoso che ha fatto molto parlare di sé grazie al suo divorzio con la bella Angelina Jolie. Sto parlando di Brad Pitt, che ha un'agenzia di produzione che si chiama Plan B, Piano B. Plan B ha prodotto The OA insieme ad un'altra agenzia, ovvero Anonymous Content, che in precedenza sono stati produttori di The Robot e True Detective. Numero 5. La trama è stata ispirata da una donna che Marling ha incontrato ad una festa. Questa donna infatti le ha raccontato della sua esperienza pre-morte. Dopo questo fortuito incontro, Marling e collega si sono messi a ricercare tutto quello che c'era da sapere su questo tipo di esperienze, per l'appunto il fatto che molte persone che hanno vissuto un'esperienza pre-morte ritornano in vita con abilità speciali. 6. Ma vediamo un po' di volti noti fra gli attori di questa serie. In primis Scott Wilson, che interpreta il padre adottivo di Prairie, ovvero Abel. Forse vi ricorderete di lui per la parte di Herschel in The Walking Dead. 7. La madre adottiva di Prairie, ovvero l'attrice Alice Scridge. 7. La madre adottiva di Prairie, ovvero l'attrice Alice Scridge, ha un passato fantascientifico in quanto ha interpretato la regina Borg in Star Trek. 8.
fatto, il sequestratore dottore pazzo Hunter Happ è in realtà l'attore britannico Jason Isaacs. E io sono sicura che i potteriani l'avranno riconosciuto in quanto lui è stato Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter. L'avevate riconosciuto? Sì o no? 9. Ci sono però anche in questa serie attori un po' meno noti alla loro prima esperienza, come Ian Alexander, che interpreta Buck, ovvero il transessuale asiatico-americano. Ian infatti ha deciso di partecipare ai casting dopo aver visto un post su Tumblr. Numero 10. La domanda che noi tutti che abbiamo finito questa serie ci stiamo ponendo, ovvero: ci sarà un'altra stagione? Netflix per adesso tace, ma la Marling ci ha detto che nell'eventualità di una nuova stagione la trama è già tutta scritta. Quindi noi aspettiamo. Io sinceramente spero che ci sia una seconda stagione, perché ci sono, come per Stranger Things, tante cose sono rimaste irrisolte e quindi sarebbe veramente carino saperle, tipo... E qui è spoiler. Che fine hanno fatto Homer e gli altri e il dottore? Sono riusciti loro a fare il rito delle 5 mosse? Fine spoiler. E molte altre domande. Quindi speriamo veramente. Grazie Netflix, facci sapere al più presto. Noi ci vediamo domenica con un altro episodio di Screen Geek alle 12:30.